Questa settimana seguiamo una mostra di felini, mostra di gatti a Porto Viro. Il Palazzetto dello Sport ha adibito in maniera eccezionale con giudici internazionali dalla Germania e dalla Francia per una delle mostre più belle sicuramente del panorama mondiale. Seguiamola per voi. Lui è un Maine Coon, è un gatto americano, la razza più grande, quindi sono gatti che arrivano anche a 13 kg. Lui ha 3 anni e pesa 12 kg e mezzo. Ed è un gatto bello da compagnia, affettuoso, gigante, però buonissimo. È una Maine Coon. Maine Coon femmina, allora, lei è Chatouche, una Maine Coon femmina, ha 5 mesi, diciamo la nostra piccola, ne abbiamo altri due che sono rimasti a casa malati purtroppo, e lei invece è venuta. Allora, noi veniamo da Ferrara, questo è un Maine Coon della corte estense e si chiama Rodolfo. Questo è un gatto persiano, è una femmina e vabbè, è dolcissima come da un punto di vista di carattere, tutto sommato non è neanche chissà quanto impegnativa da gestire a casa. La cosa bella è che abbiamo la fortuna, quindi portiamo proprio i gatti negli ospedali per fare attività con i bambini, e questa è una cosa insomma su cui stiamo lavorando, in cui crediamo veramente tanto. È una femmina, lei ha 2 anni e mezzo, il peso che raggiungono al massimo i persiani sono le femmine sui 3 kg, 3,5 kg, ma proprio al massimo. I maschi raggiungono un peso di 4,8 kg, 5 kg, non di più. E sono anche tutto sommato abbastanza longevi, perché intorno ai 15 anni ci arrivano senza problemi. Da 3 anni, viene da Torino e concorre per il CACIB. È una persiana blu, come il nome Blue Princess. Questa è la razza Scottish Fold, sono dei cuccioli che nascono con le orecchie piegate, da cui Fold. Il nostro allevamento è di Milano, si chiama Del Piccolo Trianon, e alleviamo questi gatti che sono di colore grigio, che generalmente viene chiamato blu, e lilac. Questo è un cucciolo di quasi 3 mesi. È nato da questa mamma bellissima, che è una British Shorthair, che vedete nascosta lì insieme agli altri cuccioli. La particolarità di questa razza è che bisogna farli accoppiare con dei British Shorthair con le orecchie dritte e con degli Scottish Fold. L'origine degli Scottish Fold, come dice la stessa parola della razza, viene dalla Scozia. Sono dei gatti, erano dei British Shorthair che hanno avuto delle mutazioni genetiche per cui le orecchie si sono ripiegate. Bisogna necessariamente accoppiare gli Scottish Fold con i British Shorthair, da qui ne verrà fuori una cucciolata che sarà in parte con le orecchie piegate, in parte con le orecchie dritte. This is a British Shorthair. È un British Shorthair, è un colore molto particolare, bianco e foam, è un colore appunto un blu lilac molto diluito, sì. È un lilac misto al chocolate, quindi al cioccolato, sì. Al marroncino, per capirci. Okay. Ha 1 anno di età ed è già il campione internazionale WCF per il momento. Sì. Questo è sempre un British Long Hair, quindi a pelo lungo rispetto a quello di prima, colore blu. È un gatto naturalmente molto simile al short, a quello a pelo corto, soltanto che ha il gene per il pelo lungo. Ed è a quasi 10 anni che alleva e riesce ad avere quindi anche questa tipologia di mantello, quindi a pelo lungo. Allora,
Questa invece è una razza, il Maine Coon, nel colore blue smoke, quindi un colore molto diluito con la base argentica. È un cucciolo solo di 3 mesi, in quanto il Maine Coon è la razza più grande al mondo, raggiunge il maschio anche i 12 kg e la femmina gli 8. Questo è un cucciolino, oggi la sua prima esposizione, quindi promette bene. È da notare il carattere felino selvatico con gli stips sopra le orecchie, il muso, appunto, è una razza naturale del Maine, adesso è molto allevata in Europa e in Italia è una delle razze più allevate, in quanto appunto ha un carattere molto dolce, si adatta sia alla vita in casa, in appartamenti piccoli che grandi, nonostante la stazza. Un persiano a pelo nero con occhi gialli e poi vicino c'è un British Silver. Short hair, quindi a pelo corto come il primo che avete visto. Allora, questi sono dei ragdoll, sono comunemente chiamati le bambole di pezza, secondo una leggenda americana sono così perché quando li si prende in braccio si abbandonano, sono molli come si suol dire. La particolarità è che comunque sono dei gatti molto docili e non graffiano mai. Esistono di diverse varianti, lei per esempio è una mitted, poi ci sono i bicolor, adesso non è lei, e ci sono i point, ovviamente in diverse colorazioni. Questa è una gattina molto particolare perché a Torino ha fatto il secondo posto del Master. Fatti vedere. Io come particolarità ho anche una Ragdoll Mink, che ha praticamente, Mink vuol dire visone, ha una colorazione molto intensa, adesso la poso, ve la faccio vedere. Ragdoll Mink, la differenza sta nel colore degli occhi, perché è un colore verde acquamarina anziché blu, e la colorazione, come possiamo notare, è molto intensa e distribuita su tutto il mantello, anziché nelle punte. E io sto cercando di fare comunque il riconoscimento per quanto riguarda la colorazione, perché adesso è accettata ma non è riconosciuta. Questa gattina ha già preso comunque i 3 punti CACIB. And okay, buongiorno. She has the catering. Allora, Anna. Questi sono dei gatti che vengono da Minsk in Bielorussia. Lei è l'allevatrice, si chiama Anna. Buongiorno. Mike ha un allevamento e alleva sia i Canadian Sphinx, che è la razza più antica, viene dall'inizio del Novecento, e i Don Sphinx, che è l'altro gatto che vedete dopo, che è una razza che è nata nel 1989, quindi molto recente. Sono dei gatti che sono ideali per avere in famiglia, sono giocosi, sono molto affettuosi, sono gatti senza pelo, quindi sono abbastanza particolari, sono molto caldi e cercano molto contatto delle persone proprio perché hanno spesso abbastanza fresco. Dei gatti della WCF, la World Cat Federation, l'associazione la più grande del mondo, e io presento due razze completamente differenti a Porto Viro oggi. Questo è una Sphinx. La Sphinx è una Don Sphinx. La Don Sphinx viene dalla Russia, è una gatta nuda, è una piccolina quella, con tanti di rughe sul viso, che è molto importante per la razza. Il standard della razza è scritto dai giudici e dagli esperti del mondo per sapere come vogliamo vedere una gattina. Allora, la piccola è completamente nuda e questo è il segno più importante per la razza. Anche quelle rughe sulla testa e sul corpo sono molto molto importanti. Cari, perché fa freddo qui? Non ama troppo essere senza i piccolini vestimenti. Anche noi abbiamo la moda per gatti, vero? È fatto alla mano, credo, sì. E quello è un bellissimo esempio della razza Don Sphinx e un vero piccolo angelo. Adesso vediamo una razza completamente differente, un persiano. Il suo nome è Chocolatier perché la colore è cioccolata. Mira, un viso dolce, con guanci pieni, con gli orecchi piccoli, e tu torna, voilà. Un naso cortissimo, gli occhi grandi, e una bella preparazione con molto molto di pelo. Allora, abbiamo
oggi a Porto Viro tanti razze differenti, almeno 20 razze differenti sono nella sala. Maine Coon, la razza più grande del mondo, Persiani, la razza con il più pelo del mondo, Don Sphinx, le nudi, anche Canadian Sphinx sono qua, e British Shorthair, Scottish Fold, tutte razze che sono esposate nella WCF. La ragdoll numero 73, la British Shorthair, che si chiama Naima Sera di Luna di Sergio Daricello. Grazie. E al primo posto, Sergio. Best of Best, la numero 1, Toffitti Marucci Gabriella,